Questo doveva essere un carro merci, dal momento che c'è una sorta di cinghia agganciata a un anello di ferro sul bordo. Ci sono altri anelli di questo tipo a ogni estremità del carro, su entrambi i lati. Immagino che la cinghia dovesse passare attraverso tutti gli anelli, sopra le mercanzie, per impedire che si muovessero lungo le strade sconnesse di quei tempi. È legata a uno degli anelli di ferro. Non riesco a scioglierla. Vediamo. Alla fine vedo una cella e... non riesco a credere ai miei occhi. Quello è... un cadavere! Accidenti! Quel tizio deve essere in decomposizione da un centinaio d'anni. Mi chiedo se quel povero diavolo sia morto qui dentro, oppure se avesse già tirato le cuoia quando l'hanno rinchiuso qui. È chiusa a chiave. Deve essere per quella stufa laggiù. D'accordo. Tanto dubito che qualcuno accenderà di nuovo la stufa. 5 bei ceppi di legno. Potrebbero tornarmi utili. Ci sono ancora alcune vecchie taglie che offrono ricompense per la cattura dei cattivi. Un vecchio cappello logoro. Un paio di pagine di un vecchio giornale. Una vecchia lampada a petrolio. Bah, nulla di questo mi tornerà utile. Non ci sono armi. È rimasta solo la catena che le sorreggeva. Impossibile. Dovrei rimuovere le assi che bloccano la porta. Beh, la banca è conciata decisamente male. Quando la locomotiva è deragliata e ha centrato la banca, ha combinato un vero disastro. È davvero vecchio. Probabilmente è fuori uso da molto tempo. Sarebbe un bell'oggetto decorativo se qualcuno si prendesse la briga di pulirlo. Decisamente nulla di interessante. Vedo solo vecchi documenti coperti di polvere. Ah, poi c'è quell'oggetto metallico là in fondo. Ok. Lo prenderò. Wow! Sembra una pinzatrice, piuttosto rudimentale. Sicuramente un modello del XIX secolo. Farei meglio a prendere le graffette che si trovavano accanto alla pinzatrice. Sembrano simili ai rivetti usati dai calzolai. Scommetto che era la scrivania di J.T. Douglas. B.D., banca di Douglasville, presumo. Una buona parte del pavimento è mancante. Deve essere caduto qualcosa che ha provocato il foro. Non vedo perché dovrei andare laggiù. Una buona parte del... Non riesco a immaginare che disastro deve essere accaduto quando la locomotiva è deragliata e ha distrutto tutto. Mi ricorda un modellino che ho ricevuto un anno a Natale. Sì, è praticamente identica. Ecco il fumaiolo e a sinistra c'è la bocca di rifornimento del serbatoio dell'acqua. Ancora più a sinistra il fischio, accanto alla cabina del manovratore. Ciao, Sushi. Salve, Brian. Come va? Hai scoperto qualcos'altro? Beh, ci sto lavorando. In realtà vorrei parlarti di una cosa. Spara. Ehi, c'è un cadavere all'interno di una cella nell'ufficio dello sceriffo. Sì, lo so. È là da più di un secolo. Chi era? Il dottore della città. Apparentemente era un ubriacone e per questo ha provocato la morte di un bambino. Era in prigione in attesa di processo quando la locomotiva è deragliata. Non credi che dovremmo tirarlo fuori di là per dargli degna sepoltura? Beh, la porta era chiusa e per come la vedo io, quella cella ormai è di diritto la tomba di quel tizio. Non penso che gli sarebbe di una qualche utilità essere sepolto.
Inoltre, beh, in quella cella, secondo me, ha trovato la sua glorificazione. Ma come hanno potuto lasciarlo morire là dentro, in modo così crudele? Lo sceriffo aveva la chiave della cella. Anche lui è morto nel deragliamento del treno. La storia narra che qualcuno avesse avvisato che un treno fuori controllo era diretto verso la città, senza nessuno alla guida. Lo sceriffo cavalcò incontro al treno e riuscì ad arrampicarsi nella cabina del manovratore, ma la mala sorte fece sì che scivolasse e cadesse dentro la caldaia. Il pover'uomo morì bruciato vivo e non riuscì a fermare il treno. Poi, come ti ho già raccontato, in seguito al deragliamento abbandonarono tutti la città e a nessuno venne in mente di liberare un dottore ubriacone che aveva provocato la morte di un bambino. Fermati un attimo. Sì? Si tratta della cassaforte nella banca. Cosa vuoi sapere? Sono andato a fare un giro fra le rovine della banca, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Certo, perché non era al piano superiore. Credo che fosse nel sotterraneo della banca. Sai, per essere ancora più al sicuro. Peccato che l'accesso al sotterraneo sia stato completamente bloccato quando la locomotiva si è schiantata contro l'edificio. Ora ho intenzione di proseguire nella mia ricerca. Grazie per l'aiuto, Sushi. Ci vediamo più tardi. A presto e buona fortuna. Dannazione! Questa è la miniera in cui è morta Gina. E proprio quando stavo cominciando a... Beh, vediamo di non pensarci. Devo concentrarmi sulla soluzione di questo mistero. Lo devo a Gina. Se riuscissi ad allontanare quella pietra dall'ingresso, potrei arrivare al villaggio Hopi attraversando la miniera. È bloccata dall'enorme roccia che hanno messo davanti. Credo sia un oliatore. È pesante, ma credo che potrebbe tornarmi utile. Ok, facciamo un ingresso alla Clint Eastwood. Ehi, grandioso! Un sistema di apertura automatica delle porte. E poi dicono che il vecchio West era pericoloso e selvaggio. Beh, insomma, questo sembra un giardino botanico. Ok. Forse troverò qualcosa da piantarci. Ehi, amico! Ciao, chi sei? Mi chiamo Brian, Brian Basco. Io sono Kevin, ma tutti mi chiamano Saturn. Piacere di conoscerti, BB. BB? Sono le tue iniziali, giusto? Scommetto che BB è esattamente il tuo soprannome. È logico, considerato come ti chiami. Beh, a dire il vero, nessuno mai mi aveva chiamato. Allora, BB, dimmi, hai intenzione di trasferirti da queste parti? Hai parlato di questo con Sushi? Che tipo di artista sei? No, non voglio venire a vivere qui. Sono solo di passaggio. Davvero insolita come cosa, vero? Voglio dire, non sono molti quelli che vengono qui solo per farsi un giro. Senti, io sto cercando di localizzare le rovine di un villaggio Hopi. Il vecchio villaggio indiano? Sì, ne ho sentito parlare. A dire il vero, no. Il che è piuttosto strano, perché io conosco bene questa zona. Vado spesso in cerca di materiali per le mie invenzioni, ma non ho mai trovato neppure una traccia di quel villaggio Hopi. Conosci per caso qualche discendente degli Hopi che vive in questa zona? No, neppure uno. Però, aspetta, mi ricordo che Rutger mi ha detto di avere trovato un indiano Hopi nel bel mezzo del deserto un giorno. Ha detto che si trattava di un uomo molto vecchio, ricoperto di rughe, che affermava di essere l'ultimo capo Hopi. Conoscendo Rutger, però, non mi stupirei se si fosse inventato tutta la storia. Conosci qualcuno in grado di raccontarmi la storia di quel villaggio? Fammi pensare... Non lo so, forse Sushi potrebbe avere qualche documento lasciatole da suo nonno, che riporta delle informazioni sul villaggio Hopi.
Ovviamente Rutger non ne sa nulla, anche se non si può mai dire. E, ecco, forse Mamma Dorita potrebbe sapere qualcosa. La storia che Sushi è la proprietaria di Douglasville è vera? Oh sì, l'intera città apparteneva al suo bisnonno. Poi passò di generazione in generazione fino a quando Sushi non la ereditò da suo padre. Io ho conosciuto Sushi in una chat room su internet. Abbiamo scoperto di andare d'accordo e siamo diventati ottimi amici. Quando mi ha proposto di trasferirmi in questa città per vivere in pace con i nostri spiriti creativi, beh, non ci ho pensato due volte. Non ho ancora incontrato Rutger. Beh, perché è fuori città. Mi ha detto che stava per andare in cerca di piante e radici. Quando lo incontrerai, capirai che persona è. Si è trasferito qui con noi per dedicarsi anima e corpo alla sua grande passione, il giardinaggio. Cosa mi sai dire di Mamma Dorita? Ecco, l'ho vista in una sola occasione. Ho fissato un appuntamento per vedere se poteva fare qualcosa riguardo la mia mancanza di ispirazione. Purtroppo non ha funzionato. Secondo lei, perché io non ho avuto fede. In realtà, dubito che ingoiare un ragno vivo immerso nel cervello di un coyote fosse la soluzione al mio problema. Quella cosa su cui stai lavorando è davvero molto interessante. Questo complesso? Beh, ti assicuro che non è una delle mie opere migliori. Ultimamente ho una sorta di blocco creativo, sai? A quanto pare non riesco più ad avere nuove idee. La tua officina è davvero notevole. A quanto pare, oltre a essere un artista, sei anche un inventore. Sì, mi piace definirmi una sorta di Leonardo da Vinci moderno. Nelle mie creazioni unisco arte e scienza. Insieme questi due elementi sono la mia raison d'être. Beh, mon ami, c'è qualcosa che volevo chiederti. Se posso darti una mano. Ehi, quelle enormi rocce che usi per realizzare le tue sculture, come fai a portarle qui? Hai una qualche specie di gru per spostarle? No, la faccenda è molto più semplice. Chiedo l'aiuto di Oscar, l'aiutante di Mamma Dorita. È incredibilmente forte e può spostare da solo delle rocce che pesano più di un quintale. In cambio del suo aiuto gli offro del tabacco da masticare al mentolo che Rutger prepara per me. Quel colosso adora masticare tabacco, sai? Ti lascio tornare al lavoro, Saturn. Au revoir. Adieu! È appesa al gancio della gru. Il serbatoio è piuttosto grande. Deve contenere circa 200 litri. Preferirei chiedere prima a Saturn se posso prendere la sua acqua. Davvero un bel set di attrezzi. Ehi, Saturn! Che c'è? Se posso darti una mano. Posso prendere un po' d'acqua dalla macchina? Fai pure, a nessuno si nega un po' d'acqua. Prendi tutta quella che ti serve. A proposito... Sì? Ti lascio tornare... Adieu! Ok. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. È un blocco per levigare. Deve averlo fatto cadere Kevin. Bene, meglio non lasciarlo qui. Sono certo che Kevin sarà contento quando glielo restituirò. Vediamo che cosa trovo qui. È una sorta di capanno che contiene diversi tipi di attrezzi da giardinaggio. Semi, attrezzi, fertilizzanti, questo genere di cose. Vediamo. Queste cesoie potrebbero essermi utili. Sì. Queste foglie di tabacco essiccate.
impiccate mi potrebbero essere davvero utili. È uno di quegli alberi in miniatura che vanno tanto di moda. Mi pare che arrivino dal Giappone. Ok, la taglierò accanto all'anello di ferro, così riuscirò a prendere quasi tutta la cinghia. Deve essere lunga circa 5 metri. Di certo mi tornerà utile. Adoro i grandi fumaioli delle locomotive a vapore del XIX secolo. Potrei provare a entrare dall'apertura accanto alla parte distrutta del tetto, ma preferisco salire sulla fiancata ed entrare attraverso quel finestrino. Ok, vediamo cosa c'è qui dentro. È la ruota utilizzata per aumentare la pressione nella caldaia. Non so a che cosa serva, ma direi che è la leva che scarica l'acqua del serbatoio se la caldaia non riesce a scaldarne il contenuto. Non c'è legna da ardere, né un altro combustibile all'interno. Non c'è bisogno di aprirla per inserire del combustibile. C'è un foro che permette di farlo. Beh, molto bene. Questi ceppi andranno benissimo come carburante. Penso che, con un bel salto, potrei raggiungere il finestrino. Ok. Vuoterò l'oliatore nel serbatoio della locomotiva. Ok. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Avanti. Riempiamo ancora un po' il serbatoio. Ok. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Avanti. Riempiamo ancora un po' il serbatoio.
Ok. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Avanti, riempiamo ancora un po' il serbatoio. Ok. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Avanti, riempiamo ancora un po' il serbatoio.